Ciao ragazzi, come state oggi? Stranamente mi rivedete in faccia. Sono qui per chiedervi scusa perché volevo recensire Furby Boom, ma mi sono accorta di non avere abbastanza batterie per farlo funzionare. Già. E ho anche deciso di mettermi delle orecchie di Minnie per nascondere i miei capelli terrificanti perché sono appena uscita dalla doccia. Spero di farmi perdonare con un grande ritorno che è dei Popping Cookin'! Questo non l'abbiamo ancora fatto e me l'ha portato la mia amica Erika dal Giappone, che ringrazio tantissimo. E quindi niente, come direbbero i giapponesi, almeno credo. Tsukuro, let's start! E speriamo bene. Questa volta vedrete la mia faccia mentre li provo. E vi ricordo che per creare questo bento box, perché è questo il tema di questo Popping Cooking, vi servirà solamente dell'acqua. Vi consiglio comunque di stare in cucina e non in camera vostra come sto facendo io ora, ma per mancanza di luce dovrò insozzare tutto e poi pulire. Evviva! Come al solito sul retro della scatola ci sono tutte le spiegazioni che sono in giapponese, ma è molto molto facile seguirle anche se non lo sapete grazie a queste immagini. Ad esempio qui ci dice che la prima cosa che faremo sarà un broccolo, la seconda invece sarà una frittata, mentre la terza un würstel a forma di polipetto. Vi ricordo che ovviamente non sono veramente un würstel, una frittata e un broccolo, sono delle caramelle, quindi i gusti sicuramente saranno dolci. Questo ad esempio è fragola. Poi dovremo fare un onigiri di riso a forma di panda e anche uno normale. Per finire avremo delle crocchette di pollo e della pasta napoletana secondo i giapponesi. E alla fine dovremo avere proprio il nostro bento box, quindi il nostro pranzo o la nostra cena, quel che l'è. Yeah! Questo me l'ha portato la mia amica direttamente dal Giappone, ma li potete trovare su amazon.com.uk e ci sono davvero tanti set diversi. Comunque apriamolo e iniziamo subito. E il nostro kit è all'interno di questa busta che non dovete assolutamente buttare perché, ad esempio, questo sarà il nostro bento box, cioè dove metteremo il nostro pranzo. E qui di lato invece ci sono le formine per fare i nostri onigiri. Penso che io seguirò alla lettera quanto c'è scritto, se no non vi uscirà mai come nelle immagini. Poi voi fate quello che volete. Io prendo le cose alla lettera, che già mi vengono male così. Ogni volta che prepari queste cose ringrazio Dio di non poter mangiare. Questo è il contenuto che ci serve per creare le nostre caramelle barra pranzo, ma prima di farlo ritaglio quello che c'è sulla busta. Bene, come vedete ho ritagliato quello che bisognava dalla scatola, ma è stato davvero difficile farlo rimanere così con la colla, quindi ho come il terrore che si smonterà tutto, ma questo materiale è davvero difficile da far incollare. Questo invece è il contenuto della scatola, questo è il broccolo, questa è la carne, questa è la pasta, questo è il sesamo, questo è il würstel. Ci arriva anche una sacopoche per creare la pasta, quindi chissà che casino farò. Fantastico. Una forchettina. Il nostro mitico contenitore col nostro misurino d'acqua che infatti ora bisogna tagliare. Il sapore di questo broccolo è sicuramente uva. Questo invece ci serve per la frittata. Ok, non ho aperto abbastanza. Ora usiamo il nostro misurino d'acqua e riempiamo le formine. Bene, ora mischiamo il contenuto. Vedete, qua avevo già fatto un danno, grazie a Dio sono riuscita a rimediare. Ci metteranno un pochino a diventare delle vere e proprie caramelle, quindi lasciamole lì a riposo. Per fare il riso abbiamo bisogno di due mandate di misurini. Per questa parte ho capito che ci servirà un piatto perché dovremmo dare un senso al nostro riso, che assomiglia abbastanza del riso vero, devo ammettere, anche se è tutto zucchero. Ho modellato le nostre palline di riso. Questa dovrebbe essere la testa del panda, queste le orecchie e questo l'onigiri. Ora dobbiamo mettergli il sesamo e l'alga nori.
Ora dobbiamo prenderne un pochino con le mani e infilarlo negli occhi e nella bocca del panda. Speriamo di non fare un danno. Bene, la faccia del panda è pronta, quindi ora prendiamo la nostra pallina di riso e appoggiamocela sopra. Bisognerà premere un pochino. Diciamo che non è uscito proprio come mi aspettavo. Sì, non assomiglia per niente a un panda. Facciamo la nostra alga. Questo dovrebbe uscire leggermente meglio. O forse no. Questo è decisamente il popping cooking più difficile che abbia mai fatto. Ora facciamo la nostra carne. Per farla serve un solo misurino d'acqua. Anche per questa ci servirà il piatto. Forse è meglio mettere una pallina davanti al panda, visto che è un mostro. Ora dobbiamo fare la nostra pasta. Serviranno due misurini. Ora inseriamola nella nostra sac à poche. Ho cercato di darle la forma più possibile di una pasta, ma in realtà non vi dico che cosa sembra. Ora mettiamoci quello che dovrebbe essere gellificato. Non ho aggiunto la frittata perché non si era per niente gellificata, quindi devo aver sbagliato qualcosa. È il peggior popping cooking che mi sia mai uscito in tutta la vita e ragazzi è veramente imbarazzante. Spero che almeno sappia di qualcosa di decente. Elisa probabilmente dopo questa recensione morirai dopo aver mangiato quella roba. Beh, auguri, nel caso prenderò io il possesso del canale. Bene ragazzi, direi che è giunto il momento di provare questa sbobba. Iniziamo dall'onigiri, che è forse la cosa migliore che è uscita, assieme ai pezzi di pollo. Ha una consistenza simile a quella del riso in realtà. Non saprei dirvi di che cosa sa, di qualcosa di molto zuccherato. Quindi il panda, che sembra un esperimento uscito male, saprà della stessa cosa. È male. Proviamo il pollo. Non so di che cosa possa sapere. Vi dirò di più, continuo a non saperlo. Sembra quasi sapere davvero di pollo. Spero di no, non penso di non volerlo sapere. È particolarmente schifoso. Il nostro würstel, che come potete vedere sembra invece un pomodoro marcio. Se effettivamente di fragola, ma ha un retrogusto strano. Il nostro broccolo ha perso ogni forma possibile. E sa di detersivo. Direi che il gusto è quello. Dovrebbe essere. Vediamo la pasta! Questa è proprio quella che non vedo l'ora di assaggiare. Non so, sembra sapere quasi davvero di pasta. Ragazzi, questo popping cooking è stato un vero fallimento ed è stato il peggiore che abbia mai fatto e mai mangiato. E ce ne vuole. Mi spiace, non capisco se sono io essere imbecille o è lui essere molto difficile da fare. Non so come facciano i bambini giapponesi. Vi saluto perché la batteria della mia telecamera sta morendo. Vi ricordo che sono su Facebook e su Instagram. Ciao e fatemi sapere cosa ne pensate dei commenti. Io penso che andrò un secondo in bagno. Uff.